Io ho costruito un detonatore che in questo preciso momento, in una società che è un'incubatrice di negatività, dovrebbe dare, restituire all'uomo la sua centralità. Quindi è uno sfogo che l'uomo può utilizzare appunto come detonatore ogni giorno per aspirare a una libertà quotidiana. È proprio per questo motivo che abbiamo organizzato i Fucking Umma Piuma, per poter coinvolgere tutti al fine di poter effettuare delle donazioni a favore di questo popolo che in questo momento sta soffrendo enormemente. Un grido di dolore che in realtà giunge a Palermo, in contemporanea a Milano e Venezia, ed è un'irruzione d'arte per dire non alla guerra. Una parola apparentemente profana per rimbalzare immediatamente in quel patto di pace che viene meno nel momento in cui scoppia la guerra e vengono meno i diritti del più. E oggi lo spiegherà l'artista Angelo Accardi. Si avvia un'operazione di donazione con questi multipli esatte specifiche che riproducono l'opera. Il contributo sarà versato su proprio l'IBAN di Save the Children per i bambini che fuggono dalla guerra. Quindi un'irruzione d'arte per l'arte pubblica e sociale che si fa carico della vulnerabilità di coloro che stanno vivendo una tragedia umana e civile in questo momento. Arte pubblica a Palermo, come a Milano e Venezia, e il piacere di avere l'artista con noi prima di vederlo alla Biennale di Venezia.